Cari amici di Focus, ben ritrovati. Noi ci siamo già visti qualche anno fa e io presentai i primi risultati di quella che è una teoria che ha circolato, probabilmente che già conoscete, forse già attraverso il mio primo libro, il nostro primo libro, un libro pubblicato da me e dalla mia compagna Fiammetta, che è La fisica di Dio. Poi da partire da quel libro la teoria si è evoluta e è stata completamente rivista e oggi vi ripresento, anche visto il contesto in cui stiamo vivendo, un contesto particolare che ha portato praticamente gli effetti di questa teoria visibili, diciamo, nella vita quotidiana. Anche a partire da questo, diciamo, io ritorno sull'argomento. E cercherò di farvi percepire un po' meglio quello che è il cuore di questa teoria. Allora, innanzitutto partirei proprio dalla fine, ecco. Qual è il sunto di questa teoria? Innanzitutto di che cosa parliamo? Chi sono io e di che cosa parliamo? Dunque, io mi interesso, sono un ingegnere elettronico, ma mi sono sempre interessato di fisica dell'elettromagnetismo e di nuove teorie, soprattutto di teorie dell'unificazione. Che cosa sono queste teorie dell'unificazione? Sono teorie che cercano di mettere insieme, di creare un'unica grande teoria, la teoria del tutto, un'unica grande teoria che tiene insieme tutte le principali teorie della fisica. Qual è l'obiettivo? Sembrerebbe la matematica è qualcosa che si vede sempre un po' distante come la fisica, eccetera, ma in questo caso avere una teoria, un modello unico col quale riuscire a guardare il mondo, quindi riuscire a guardare tutto quello che capita nell'universo, quindi e da noi, quindi capire i meccanismi del mondo. Attraverso un'unica teoria, capite che è una cosa, avere un modello unico, capite che è una cosa che ci permette di fare delle previsioni e delle previsioni, ovvero di capire meglio i meccanismi e di capire meglio come noi interagiamo col mondo, come il mondo interagisce con noi. Allora, le teorie del tutto, in realtà, sono la teoria del tutto, quella che viene chiamata teoria del tutto, in realtà è una teoria che mette insieme due grandi teorie della fisica, che sono la relatività di Einstein e la quantistica, la fisica quantistica. Sono due teorie che voi ne avete sentito parlare per parecchio, ma che sono estremamente complesse dal punto di vista matematico, ma i cui concetti sono in fondo comprensibili, anche se la quantistica, diciamo, va un po' al confine con quella che è la logica tradizionale. Però queste due teorie, che pure sono tutte e due valide, non hanno la possibilità di collegarsi insieme, cioè l'una ha dei presupposti che esclude l'altra. Cioè, sono due teorie inconciliabili, nonostante che siano due teorie entrambi vere. E allora, qual è il punto della teoria del tutto? Trovare uno strumento, che sia uno strumento matematico, che sia uno strumento logico, che sia un legame, un filo conduttore che riesca a mettere insieme queste due teorie. Avete anche visto il famoso film di Hacking, La teoria del tutto. Ecco, Stephen Hacking è uno dei tanti che cercò di mettere insieme queste due teorie, ma uno dei tanti, perché è un tentativo che viene fatto da tempo. Io a suo tempo, prima da solo e poi con la mia compagna, e capirete perché poi è importante questa anche interazione tra due mondi diversi, io che mi interesso di fisica e la mia compagna che si interessa di psicologia, ci siamo interessati di una di queste particolari teorie. Una di queste particolari teorie, che è una di quelle probabilmente meno conosciute, meno note, anche perché il personaggio è stato un pochettino bistrattato dalla fisica ordinaria. Parliamo di Burkhardheim. Burkhardheim era un chimico originariamente che ha lavorato sotto Oppenheimer, quindi praticamente stiamo parlando, ha cominciato in quell'ambiente, nell'ambiente, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, e ha già allora elaborato una sua teoria molto particolare, cioè una matematica particolare, quindi un formalismo particolare, che metteva insieme questi due elementi.
metteva insieme queste due grandi teorie, quindi la teoria della relatività e la teoria della quantistica, che normalmente, dicendo, non riescono a conciliarsi. Lui aveva trovato una sorta di nuova matematica che metteva insieme queste due teorie. Vi tralascio tutta la, diciamo, la parte, il background, quello che serve per capire tutto questo insieme. Andiamo al sodo. Che cosa, perché io mi sono interessato di questa teoria e come ci sono arrivato? Allora, io tempo, parliamo del parecchio tempo fa, parliamo praticamente del periodo in cui seguivo i miei corsi universitari, avevo pubblicato, lavorando poi insieme a un amico, a suo tempo studiavamo insomma fisica e soprattutto studiavamo fisica dell'elettromagnetismo, avevamo pubblicato una particolare teoria, una serie di equazioni, diciamo, lavorando su una serie di equazioni ci eravamo accorti di un legame che poteva collegare insieme due grandi forze della natura. L'elettricità, oltre l'elettricità e il magnetismo, che sono già collegate da una teoria che è quella di Maxwell, anche la gravità. Mettendo insieme queste tre forze, sostanzialmente capitavano una serie di eventi particolari. Cioè, in realtà, detto proprio in estrema sintesi, era possibile generare un campo gravitazionale, che significa... la gravità è quella che ci tiene a terra, ci tiene collegati sulla terra, ma attraverso l'elettricità e il magnetismo, secondo queste equazioni, era possibile creare un campo di antigravità, ovvero creare un oggetto, uno strumento, una macchina che fosse in grado di sollevarsi da terra utilizzando semplicemente l'elettricità, quindi l'elettromagnetismo. Bene, questa teoria mi ha corsi che era una piccola parte della teoria di Burkhardt-Heim. E quindi torniamo a questo grande fisico. Cioè, Burkhardt-Heim, mettendo questa matematica che collegava la relatività alla quantistica, le aveva messe insieme, e quello che usciva fuori era un pezzettino di quello che usciva fuori era proprio le equazioni che noi avevamo scritto, ma ci eravamo arrivati per altra via. Bene. A questo punto ho cominciato a interessarmi a questa teoria e, per non tirarvela lunga, a un certo punto mi sono accorto che le equazioni, che significa le equazioni? Cioè ogni teoria della fisica ha necessità dello strumento matematico. Lo strumento matematico consente di costruire un modello. Che cos'è un modello? È uno schema fatto nella lingua della matematica, che consente di capire come funzionano le cose e quindi prevedere quello che accadrà sapendo da dove si parte. E capite che è una sorta di simulazione, quindi il modello consente di simulare quello che accadrà in natura. Quindi, torniamo a noi. Che cosa aveva fatto Burkhardt-Heim? Burkhardt-Heim aveva scritto delle equazioni e quindi un modello che metteva insieme, ripeto, relatività e quantistica, e che comprendeva tra il suo pezzettino anche le equazioni che avevamo trovato noi per altra via. E che cosa c'era in queste equazioni di così particolare di cui Burkhardt-Heim non si era accorto, ma non poteva accorgersene perché non conosceva l'argomento? Queste equazioni avevano dentro lo stesso modello matematico, e su questo attiro la vostra attenzione perché è fondamentale, lo stesso modello matematico che oggi utilizziamo per simulare il comportamento del cervello. Che significa? Significa che le equazioni che esprimevano il comportamento di tutto l'universo e che uscivano fuori dalla teoria di Heim avevano una forma matematica, quindi un modello che era uguale, almeno diciamo dal punto di vista del formalismo matematico, al modello che viene utilizzato oggi per simulare il funzionamento di una mente. Capite che questo già all'interno è una rivoluzione. Perché? Perché se la teoria di Burkhardt-Heim funziona, ovvero se la teoria di Burkhardt-Heim, che rivela anche delle cose che adesso non sono ancora state scoperte, chiaramente, perché sviluppando questo modello escono fuori tutta una serie di conseguenze. Bene, se la teoria di Burkhardt-Heim fosse corretta, e abbiamo molti elementi e vi farò vedere perché possiamo ritenere che è corretta,
tutto l'universo si comporta come una grande mente. Perché si comporta come una grande mente? Perché all'interno del suo modello ci sono gli stessi meccanismi che noi utilizziamo su un calcolatore, su un elaboratore, per simulare il comportamento della mente. Capite che questo rivoluziona la nostra comprensione di tutto quello che c'è intorno. Allora, il problema che ci siamo posti è: ma da dove viene questo meccanismo? E che cosa in realtà esprime il fatto che l'equazione unica che fa funzionare tutto l'universo potrebbe essere la stessa equazione che fa funzionare la nostra mente, quindi lo stesso modello che utilizziamo per simulare la mente? Facciamo un attimino una parentesi e poi rientriamo, anche per farvi capire meglio di che cosa stiamo parlando. Tutt'oggi, ad oggi, noi abbiamo una serie di strumenti che utilizzano le reti neurali, quindi questo particolare modello che è anche nell'equazione di Burkhard-Heim, che è il funzionamento di base, il meccanismo di base di questa equazione, di cui Heim non si era accorto perché non lo conosceva. Ripeto, abbiamo degli esempi di funzionamento di questo meccanismo, dove, per esempio, le traduzioni di Google. Non lo sapete, ma tutte le traduzioni di Google sono effettuate da un meccanismo neurale, ovvero non c'è nessuna regola, non c'è un meccanismo di regole che spiega a Google come passare dalla lingua inglese alla lingua italiana e viceversa. Ma Google è in grado, quindi il motore neurale di Google è in grado di leggere dei testi in inglese, leggere la traduzione in italiano e matchare queste due cose, cioè tirare fuori in maniera euristica, se volete, empirica, ovvero apprendendo, proprio come fa una mente, apprende il modo di collegamento di questi due elementi. Dunque, entriamo nel dettaglio. Perdonatemi, mi sono un attimino perso nella mia descrizione. Allora, dunque, Google il meccanismo di Google consente alla rete neurale di Google di riuscire a capire come un testo in lingua italiana è collegato ad un testo in lingua inglese senza avere nessun tipo di regola di collegamento. Come fa questo? Allora, il primo punto da capire è cercare in qualche modo, ovviamente non vi posso parlare di matematica perché altrimenti vi perderei subito, cioè trovare il modo, un esempio, una metafora per riuscire a capire come la nostra mente riesce a simulare, a effettuare un meccanismo come quello di Google, cioè in realtà passare, utilizzare, capire il funzionamento delle cose senza avere delle regole, ovvero utilizzando semplicemente l'esperienza. Proviamo a fare un esempio. Allora, immaginiamo che tutto l'universo, e quindi tutte le regole dell'universo, si possano paragonare alla conoscenza di un ricettario di cucina. Che cos'è un ricettario di cucina? Un ricettario di cucina è un insieme di ricette che ci consente di creare dei piatti vari, elaborati, dal primo al secondo, alla frutta, eccetera, al dolce, che hanno necessità di una preparazione che parte da una serie di ingredienti di base e arriva poi al prodotto finale, che è l'elemento che noi produciamo alla fine, che può essere una salsa, che può essere il nostro piatto di spaghetti, che può essere la nostra tagliata di carne, che può essere un piatto di pesce, fino ad arrivare poi al dolce. Chiaramente, lo stesso piatto, preparato da un grande chef, ho preparato da noi in cucina, in teoria è lo stesso, ma in pratica il sapore è diverso.
sappiamo che il grande chef è una persona che per esperienza e quindi per il tipo di attività che fa è in grado di preparare un piatto dal sapore eccezionale che noi non siamo in grado di preparare. Magari però guardando lo chef, perché gli chef non rivelano le loro quasi sempre le loro migliori ricette, non le rivelano, però se noi lavoriamo insieme a quello chef e passiamo nella sua cucina parecchio tempo, guardando come lui lavora, riusciamo ad imparare senza che lui ci spieghi come lui prepara le sue ricette, guardando, ovvero osservando, ovvero facendo esperienza. Ma che cos'è un piatto? Quindi, perché vi sto parlando dei piatti di cucina? Perché immaginate che l'universo sia una serie di grandi, di vari tipi di piatti da mangiare. Allora, qualunque cosa nell'universo, che siano stelle, che siano galassie, che siano il mare, l'acqua, i fiumi, eccetera, immaginiamo che siano semplicemente delle grandi ricette di un grande chef. Bene, a questo punto, come si è arrivato, come si arriva ad una di queste ricette? Se io ho un piatto davanti, quindi immaginiamo di avere davanti un grande minestrone, un buonissimo minestrone preparato da un grande chef. Ebbene, questo piatto è fatto da una serie di ingredienti. Gli ingredienti, il segreto degli ingredienti, il primo segreto degli ingredienti è composizione di questi ingredienti insieme e la quantità. Sapete, chi lavora in cucina, chi conosce la cucina, sa bene che la quantità è fondamentale. Sbagliare la quantità di sale in un'insalata o sbagliare la quantità di condimento all'interno di un qualunque piatto ci fa perdere completamente il piatto e rischia di distruggere il sapore per sempre. E allora, come si arriva alla giusta quantità? Torniamo nella cucina con il nostro grande chef, che non vuole rivelare le sue ricette. Guardando lui, possiamo guardare quali sono gli ingredienti, quindi i singoli elementi, i pezzi elementari, le patate, le cipolle, le carote, che lui ha davanti. Osservando come lui tagliuzza queste cipolle, quindi quante cipolle prende, quante patate prende, di quelle patate quanto poi, una volta che le ha preparate, ne mette all'interno. Quindi qual è il segreto vero che lo chef non ci rivela, ma che noi possiamo apprendere osservando, quindi che il nostro cervello riesce a ricavare osservando quello che fa il grande chef? È semplicemente riuscire a capire, uno, quali sono gli ingredienti della grande ricetta, due, qual è il peso e quindi la quantità di questi ingredienti. Ebbene, i nostri neuroni, i neuroni del nostro cervello, ovvero quegli elementi che collegati in una rete tra loro di ingresse e uscite, quindi una ramificazione che comprende miliardi di questi neuroni, più di quelli che ha, più delle stelle che ha il nostro universo. Ebbene, questa grande rete di neuroni, ciascuno di questi neuroni in realtà è un piccolo chef. Ovvero, ognuno di questi neuroni non fa altro che mettere insieme cose elementari, quindi parti elementari di informazione, che è il nostro ingrediente, pesarla, quindi dare a ciascuno, variare i pesi di questi ingredienti di base, metterli insieme e tirare fuori un risultato. Il risultato del nostro cervello, quindi la nostra intelligenza, è una rete di questi piccoli chef, ciascuno che si specializza col tempo, capendo, variando il peso delle sue piccole connessioni. Ogni connessione corrisponde a un ingrediente, quindi una informazione elementare e il peso di quella informazione. Immaginate tanti canali che arrivano in un centro,
unico dove vengono messe insieme questi ingredienti di base, ciascuno con il suo peso, e ti viene tirato fuori un unico risultato che viene mandato al neurone successivo, che fa lo stesso, che quindi, cambiando però i pesi, riprende questo risultato e lo manda al neurone ancora successivo. Man mano che la rete apprende, questi pesi all'interno della rete, quindi il modo in cui vengono combinati i vari ingredienti di base, che sono le informazioni di base, e poi vi dirò a che cosa corrispondono realmente, la rete, la nostra rete neurale, che prima non ha informazioni, quindi è una tabula rasa, quindi una tavola senza informazioni, comincia ad acquisire informazioni, a memorizzarle al suo interno attraverso questo variare dei pesi, variare del peso da dare alle varie ricette, e quindi ciascun neurone si specializza nel capire, nell'imparare una ricetta. E quindi è come se avessimo una grande orchestra di chef che è in grado di preparare qualunque tipo di ricetta, ed ecco che la nostra mente finisce per diventare uno specchio, quindi un modello che simula il comportamento del mondo neurale, nel mondo reale. Capite che questo tipo di meccanismo ci consente di sognare, e quindi di staccare i nostri occhi, le nostre orecchie, tutte le nostre sensazioni, e di rivivere all'interno dei nostri sogni, non so, una sorta di circuito chiuso, la realtà che abbiamo vissuto durante il giorno, come se fosse la vera realtà. Infatti noi nel sogno non riusciamo a riconoscere il mondo reale, non riusciamo a riconoscere se siamo in un sogno o se siamo nel mondo reale. Perché? Perché abbiamo abbiamo in realtà creato un modello del mondo che funziona come il mondo. Ma dove sta il segreto? Dov'è il momento in cui, come ha fatto la rete a passare da una tabula rasa ad un modello del mondo che conosciamo e che funziona come il mondo che conosciamo? Il segreto è quello che abbiamo avuto noi nello stare dentro la cucina con lo chef a guardare. Che cosa abbiamo fatto? Man mano che osserviamo lo chef, facciamo delle prove. Ovvero, una volta capito che per fare il minestrone servono X ingredienti, e ce li abbiamo tutti, cominciamo magari qualche ingrediente, lo chef ogni tanto si copre, quindi noi non riusciamo a vedere qual è la quantità giusta, e quindi non riusciamo a preparare la stessa minestra. A un certo punto cominciamo a provare, a riprovare, lo confrontiamo poi. La cosa importante alla fine è, quando abbiamo fatto una prova, prepariamo il nostro minestrone, lo dobbiamo assaggiare, e dopo che l'abbiamo assaggiato lo confrontiamo con quello giusto. E questo è il segreto: mettere insieme, tirare fuori il risultato, confrontare con quello che vogliamo, con quello che abbiamo osservato. E il nostro cervello non fa altro che questo attraverso i nostri sensi. I nostri sensi acquisiscono la realtà così com'è. Al nostro interno noi capiamo quali sono gli elementi di base della realtà in maniera praticamente automatica, gli ingredienti vengono ricavati in maniera automatica, ma il peso degli ingredienti no, perché i nostri occhi hanno, ciascun elemento dei nostri occhi riesce a vedere un colore, riesce a capire la frequenza di quel singolo pixel che arriva al nostro occhio, ma la composizione, l'insieme, il mettere insieme tutti i colori che compongono una bottiglia, o tutti i colori che compongono un tavolo, o gli elementi, quindi distinguere, per esempio nel bambino, distinguere il volto della mamma dallo sfondo, da altre cose che non sono la mamma, questa cosa è fase di apprendimento. Come fa il nostro cervello? Confronta di volta in volta il suo risultato, quindi il risultato del suo modello, con quello reale. Quindi il bambino, per riconoscere la mamma, prima ha una tabula rasa, no, cioè guarda, vede le cose, ma non distingue le parti. Perché non distingue le parti? Perché non ha preso ancora la regola di base, la regola empirica che serve per riconoscere il volto della mamma. Man mano si accorge che questa immagine
questo volto compare più volte, cioè questi ci sono, c'è cioè un elemento che si ripete, e la similitudine nelle varie osservazioni durante il tempo fa in modo che il cervello del bambino a un certo punto riesca ad identificare i contorni del volto della mamma, perché la guarda, la pensa, quindi immagina la mamma ogni volta che la vede, e quando non la vede più continua ad avere delle immagini che produce il suo cervello. A un certo punto la mamma ritorna, riesce a confrontare le immagini che ha prodotto il cervello con la realtà. È da questo confronto e dalla similitudine di questo confronto che i pesi dei vari ingredienti vengono cambiati, e a un certo punto si ottiene la ricetta giusta. Quindi il volto, il bambino ha riconosciuto il volto della mamma. E questo è il primo, uno dei primi esempi, diciamo, di apprendimento. Il nostro cervello è estremamente più complicato di quello che viene utilizzato, delle reti neurali che vengono utilizzate da Google, per esempio, per fare le traduzioni. Ma le reti che vengono utilizzate da Google per fare le traduzioni hanno un meccanismo matematico che è simile a quello del nostro cervello, sebbene con assai meno potenzialità. Nonostante questo, guardate quello che succede con le traduzioni in inglese, provatele. Chi conosce, chi si trova nella rete da parecchi anni, saprà che le traduzioni che Google faceva agli inizi della sua apparizione una quindicina di anni fa sono assolutamente incomparabili con quelle che fa oggi. Le traduzioni di Google, cioè l'inglese è una lingua che ha molti modi di dire, eccetera. Voi potete utilizzare qualsiasi slang, qualsiasi frase di proveniente da qualsiasi parte del mondo, che sia l'Inghilterra, che sia l'America, eccetera, e provarla su Google, vedrete che la traduzione è corretta. Come avviene questo? È avvenuto proprio col meccanismo empirico. Cioè la rete neurale di Google ha variato i suoi pesi, ha variato i suoi ingredienti. Lì gli ingredienti sono le lettere dell'alfabeto, e quindi la unione tra le lettere dell'alfabeto che forma le parole ha cominciato a capire l'associazione tra la parola in italiano e quella in inglese, come poi le parole sono collegate tra loro in una singola frase, come le frasi all'interno di contesti diversi dello stesso testo hanno significati diversi, e addirittura come alla stessa frase all'interno di contesti diversi può avere un significato completamente diverso se è usato ad esempio come una metafora, se è un modo di dire. Capite che già la complessità del linguaggio, il nostro linguaggio esprime la complessità del nostro cervello. Ma Google, qual è il limite di Google? Il limite il limite è l'osservazione. Che cosa osserva Google? Osserva solo frasi. Quindi il traduttore, le reti neurali di Google, nel caso dei traduttori di Google, osservano solo frasi. Quindi non osservano il volto della persona quando pronuncia una frase. E noi sappiamo che molto spesso una frase è il modo di dire, il modo con cui la persona pronuncia una frase fa cambiare il senso di quello che vuole dire. Molto spesso noi pronunciamo delle frasi sbagliate. Questo Google, vi siete accorti che lo riesce a capire? Quando voi fate una ricerca, addirittura riesce a capire qual è la frase che voi volete scrivere, ma l'avete scritta sgrammaticalmente. Google ve la corregge. Questo fa tutto parte del funzionamento di una rete neurale. Perché vi parlo di Google? Perché non è l'unica rete neurale che viene utilizzata. Altre reti estremamente potenti, questa è quella che noi conosciamo, ma ci sono altre reti estremamente potenti che vengono utilizzate, per esempio, per il riconoscimento delle persone all'interno di grandi reti di osservazione sociale. Le telecamere, abbiamo telecamere dappertutto. Bene, i sistemi a telecamera sono in grado di riconoscere e di distinguere le persone, e addirittura di riuscire a prevedere dove le persone stiano andando mettendo insieme informazioni diverse. Capite che più sono i sensi che diamo ad una rete neurale, gli occhi di una telecamera, l'analisi testuale, quindi se volete le orecchie di Google, o addirittura ambienti social,
gli ambienti social sono particolarmente importanti per acquisire informazioni, i dati, i nostri dati, la messa a disposizione dei nostri dati, il modo con cui noi scriviamo, le nostre tendenze, le nostre passioni. Ve ne accorgete, per esempio, nell'utilizzo della pubblicità, cioè Google, visto che è il motore che accentra tutte le nostre ricerche e l'interazione con i social, consente alle grandi reti, diciamo, alle unità, alle società che fanno business, consente sostanzialmente di capire come siamo fatti, come ragioniamo e quindi prevedere quello che faremo. E queste informazioni sono importanti perché spiegano che cosa noi faremo alle elezioni, come ci comporteremo di fronte ad una situazione di pericolo, come affronteremo una epidemia, come ciascuno di noi reagirà di fronte ad un problema esterno. E questo, guardato dal punto di vista globale, di una società globale controllata, dove l'informazione è controllata ed è analizzata da grandi sistemi che fanno analisi neurale, ovviamente è in grado di capire un sistema completo di sociale come si muoverà di fronte ad una serie di stimoli. Questo chiaramente capite che è un pericolo enorme, sostanzialmente, perché in quel momento, una volta che uno capisce dove andrà, fa una simulazione e capisce di fronte ad un particolare evento come reagirà la società, è possibile poi controllare il funzionamento sociale e quindi far andare la società verso un particolare funzionamento collettivo e quindi orientare sostanzialmente la società verso interessi che non sono dei singoli, che non riguardano i singoli, ma che riguardano ristretti gruppi di potere. È un complottismo questo? No, è realtà perché questi meccanismi neurali funzionano dappertutto e funzionano in particolare in alcuni ambienti come gli ambienti finanziari, dove è possibile prevedere attraverso una rete neurale il comportamento che avranno delle azioni. E quindi, se queste informazioni sono collegate, e quindi i sensi si allargano, sono collegate a meccanismi di controllo sociale, ovvero di previsione del comportamento sociale, si può prevedere che in determinate situazioni il modello economico globale si comporterà e quindi anticipare le mosse, magari acquistando o vendendo azioni. Tutto questo chiaramente comporta lo sfruttamento delle risorse sociali per fini individuali. Mi sto portando un attimino fuori da quello, dice, ma tutto questo che cosa ha a che vedere con questa mente globale, ovvero con il funzionamento dell'universo come grande mente? Stiamo per arrivarci. Allora, vi ho fatto vedere come all'interno della nostra società le reti neurali, sebbene non ce ne accorgiamo, sono diventate una costante. Molto spesso anche chi conosce Facebook, i meccanismi di blocco di Facebook o di analisi dei nostri test, eccetera, anche lì c'è una rete neurale, anche lì c'è un'intelligenza, anche lì ci sono i big data. Che cosa è i big data? I big data sono l'insieme coordinato e ramificato di informazioni che contengono tutti i tipi possibili di informazioni, da quelle economiche a quelle sociali, a quelle individuali, alle emozionali, che insieme, fatte da tanti individui che producono delle informazioni nella rete, messe nella rete e analizzate da grandi sistemi di reti neurali, riescono a essere applicate in vari contesti. Per fare che cosa? Perché poi che cosa fa la rete neurale? Prevede a fronte di uno stimolo o di una condizione particolare, se faccio una guerra, se scoppia una guerra in Ucraina, che cosa succederà? Se io creo una condizione di crisi per quel personaggio politico che ho mappato, tipo Putin, ecco, se io lo porto all'interno di un meccanismo in cui voglio una sua reazione e voglio quel tipo di reazione,
che cosa devo fare per ottenere quel tipo di reazione, capite che i modelli neurali consentono di prevedere il meccanismo di funzionamento di un leader politico o di un'intera società. E questo chiaramente produce dei risultati, produce dei modelli previsionali. Questi modelli previsionali ci consentono, consentono a chi poi è in grado di muovere questi fili, di produrre un certo tipo di azione sociale, un certo tipo di comportamento sociale, un certo tipo di evoluzione sociale che ovviamente a quel punto è mirato al dare dei risultati di tipo concreto per delle elite finanziarie, per delle elite economiche. Chiaramente il motore di base è sempre l'accaparramento di risorse con il minimo sforzo possibile. Quindi l'accaparramento di ricchezza con il minimo sforzo possibile. Ovviamente dove si accumula ricchezza, dove c'è qualcuno che accumula ricchezza, ci sono tanti che diventano poveri. E chiaramente capite che un meccanismo del genere è micidiale. Ma, e qui arriviamo al punto, ma le reti neurali che cosa non sono in grado di fare? Una rete neurale non è in grado di dire come ha raggiunto un particolare risultato. Cioè nessuna rete neurale di quelle che stiamo adoperando oggi nei vari settori, nessuno sa perché quella rete neurale abbia fatto quella previsione, perché le reti neurali non generano le regole del loro comportamento. Non spiegano perché lo fanno, perché lavorano in modo empirico. Questo che cosa produce? Produce il fatto che una rete neurale può essere influenzata da altri meccanismi se si riesce a inserire all'interno della educazione di questa rete una serie di informazioni che la orientano in altre direzioni. Ovviamente non è una cosa facile, ma soprattutto le reti neurali non sono controllabili. Per esempio, supponiamo che noi utilizziamo non so chi ricorda Minority Report, un film nel quale si prevedeva quello che sarebbe stato il possibile atto criminale, e quindi prima ancora che l'atto criminale fosse compiuto si interveniva per fermare la persona, e quindi per bloccare la libertà della persona prima ancora che l'atto criminale fosse compiuto. Non è fantascienza. Questo oggi con i big data è qualcosa di possibile. Il problema è capire se viene realmente fatto. Sappiamo che chi opera sui social, eccetera, sappiamo che queste sono cose che comunque vengono fatte. Ma torniamo a noi. E torniamo al modello neurale del cosmo, o se volete, alla mente cosmica. Adesso immagino che più o meno sapete, avete capito qual è più o meno che cos'è una rete neurale. E quindi dire che tutto l'universo funziona come una rete neurale è una cosa forte, è una cosa pesante. Ma abbiamo prove di questo? Bene, quando noi abbiamo pubblicato questo libro ci accorgemmo che Burkhard Heim era un personaggio che veniva sostanzialmente un po' emarginato, veniva guardato, la teoria di Burkhard Heim era poco spiegata, le sue equazioni avevano dei punti in cui non erano chiari i passaggi che lui faceva, utilizzava una matematica particolare. Allora a questo punto sostanzialmente mi sono detto, ma esiste un altro modo per arrivare ad un modello? Mettiamo a parte, togliamo di mezzo tutto quello che abbiamo scritto, tutto quello che abbiamo visto, e supponiamo che Heim lo congeliamo al momento, lo mettiamo da parte, perché i fisici non vogliono sentire parlare di Heim. C'è qualcosa che porta in direzioni analoghe, se non addirittura riconferma le stesse cose? La risposta è sì. Alcuni anni fa, al SISA di Trieste, che è l'Istituto di Matematica, di Alta Matematica di Trieste, due fisici italiani, Liberati e Maccione, hanno proposto il modello, un nuovo modello del cosmo basato sul vuoto superfluido. Che cos'è il vuoto superfluido?
tutto quello che vediamo intorno. Quindi, quando l'universo è nato, l'universo era completamente vuoto. Il problema è, ma questo vuoto era una entità o, come dice Einstein, non c'era assolutamente nulla? Perché per Einstein il vuoto è vuoto. Secondo la teoria ottocentesca, il vuoto invece non era vuoto, era fatto da un fluido invisibile, probabilmente con particelle microscopiche, che veniva chiamato etere. Ebbene, la teoria di Einstein ha messo da parte l'etere, perché si furono fatti degli esperimenti da Michelson e Morley all'inizio del Novecento, in cui il risultato, non ve ne sto a parlare in dettaglio, ma diciamo il risultato di questi esperimenti era che il vuoto che l'etere non esiste. In realtà questo risultato più volte è stato smentito dai fatti, ma visto che Einstein aveva formato tutta la sua teoria su questa base, ovvero che l'etere non esisteva, la cosa, negare una teoria che funzionava, quella di Einstein, e negare dei risultati da cui era partito, che il fatto che l'etere non esisteva, era diventata una cosa pesante. In realtà, con il tempo, prima la quantistica, parlando del vuoto quantomeccanico, quindi il vuoto che produce particelle dal nulla. Come si fanno a produrre particelle dal nulla se non c'è nulla? Se volete, proprio la distanza che separa la relatività dalla quantistica è proprio il vuoto quantomeccanico, proprio la esistenza di qualche cosa. Ma se volete, lo stesso Einstein, in realtà, dopo aver tolto il vuoto e averlo buttato fuori dalla porta, quindi aver buttato l'etere fuori dalla porta come sostanza, come fluido che riempie tutto, poi l'ha fatto entrare dalla finestra in forma di spazio-tempo di questo universo geometrico, in cui le geometrie cambiano in base alle masse. Vabbè, ma questa è altra storia. Bene, torniamo a questa scoperta del Sista di Trieste. Questi due fisici italiani, guardando la costellazione del Granchio, hanno fatto una serie di analisi e sono riusciti a capire che il vuoto probabilmente, le osservazioni che si avevano da questi radiotelescopi si potevano spiegare se il vuoto non fosse stato completamente vuoto, ma fosse stato un fluido particolare. Un superfluido, che è questa parola? Superfluido, immagino uno con una S, no, non è super, non c'entra niente Superman, è superfluido. Superfluido è semplicemente un fluido che ha a bassissima viscosità. Immaginate l'acqua e l'olio, mettetelo su due piani inclinati. Se fate scorrere dell'acqua, vedete che l'acqua scorre velocemente sulla superficie inclinata e scenderà, si accumulerà in basso. Se mettete dell'olio da cucina sullo stesso piano inclinato, vedrete che la velocità è molto più lenta. Se mettete sullo stesso piano inclinato della panna montata e provate a farla scendere, la panna montata andrà ancora più lenta. Ma mi direte, ma la panna montata non è un fluido? Infatti è un fluido molto denso. È comunque una quantità, un oggetto che cambia forma e che si adegua al recipiente nel quale è messo. Questo è un fluido. Il superfluido è un fluido, quindi la differenza tra queste sostanze è il modo in cui interagiscono con il piano inclinato, cioè l'attrito che queste sostanze hanno con il piano inclinato. L'olio fa più attrito dell'acqua, la panna montata fa più attrito dell'olio e quindi ancora più attrito dell'acqua, e quindi per questo scorrono a diverse velocità. Bene, il superfluido è un fluido a viscosità talmente bassa da non poter essere praticamente osservato. Cioè questo fluido non offre quasi nessun tipo di resistenza al movimento degli oggetti all'interno. Infatti, se non fosse così, le astronavi, quando mandiamo un'astronave su Marte, a un certo punto l'astronave non ha il carburante per poter, se ci fosse aria nello spazio, l'astronave dovrebbe avere il motore sempre acceso, come gli aerei. Nello spazio invece, a un certo punto, l'astronave può essere spinta, spegne il motore e quello che la porta avanti è l'inerzia. Perché è possibile questo? Perché non c'è attrito. Perché il vuoto non fa attrito con
l'astronave. Ma se questo vuoto è un fluido, dovrebbe fare attrito, ma se è un superfluido, l'attrito lo fa, ma è talmente basso, talmente microscopico, che l'astronave può viaggiare per chilometri, per miliardi di chilometri senza mai fermarsi, con un solo impulso avuto alla partenza. E infatti il Pioneer, le sonde che abbiamo inviato e che hanno superato il nostro sistema solare, non hanno un motore a bordo, ovvero hanno dei motori, dei piccoli jet che gli servono per dare degli orientamenti, ma utilizzano le cosiddette fionde gravitazionali, ovvero passano vicino ai pianeti e il pianeta lo fionda ogni volta, sostanzialmente gli dà una spinta per fargli variare la direzione e quindi orientarlo da una parte o dall'altra. Quindi basta programmare la rotta dall'inizio, programmare come interagirà con gli altri pianeti e si può mandare una sonda ovunque anche senza avere il carburante, senza avergli messo del carburante a bordo. Ma torniamo a noi. Allora, sappiamo che il vuoto è un superfluido dalle osservazioni di Liberati e Marcione e quindi che il vuoto non è vuoto. Ma questo che cos'altro comporta? Avete visto che l'ultimo premio Nobel è stato dato a un italiano, Giorgio Parisi. Giorgio Parisi ha presentato una teoria, una serie di teorie, che riguardano il funzionamento dei sistemi complessi, ovvero dei sistemi caotici. Dice, ma se un sistema è caotico, come faccio ad esprimere il funzionamento? Già il caos sembra non mescolarsi bene, non mettersi bene insieme ad una regola. Se è caotico non c'è una regola. In realtà, se guardiamo il funzionamento della nostra mente, anche la nostra mente è guardata dal punto di vista esterno, è caotica, è un grande caos la nostra rete neurale, però riesce a produrre dei funzionamenti estremamente complessi, dei comportamenti estremamente complessi. Ebbene, la base della teoria di Giorgio Parisi è stata l'osservazione di particolari sostanze che sono delle sostanze vetrose. Lui ha osservato che delle sostanze particolari di tipo ferromagnetico, ovvero che significa? Dei piccoli, immaginate un magnete, il magnete c'ha un polo positivo e un polo negativo, immaginate tanti piccoli magneti su un tavolo. Se cominciamo ad agitare questo tavolo, il movimento di questi magneti, il modo con cui questi magneti si muovono, è un particolare meccanismo che viene chiamato il meccanismo a vetri di spin, perché è un comportamento vetroso. Che cosa fa ogni piccolo micromagnete su questo tavolo che noi agitiamo e vediamo questi magneti che si muovono? È un movimento caotico, in apparenza sì, in realtà ogni singolo magnete influenza tutti quelli che stanno intorno, e quelli che stanno intorno a loro volta con il loro magnetismo influenzano quelli che stanno nelle vicinanze. Ma quando questo meccanismo si propaga di relazioni per piccoli intorni, si propaga, quindi questa informazione si distribuisce, a un certo punto contemporaneamente c'è un'informazione che dal piccolo dipolo si propaga a tutti quelli che stanno attorno, che mandano questa informazione, questo movimento, muovono tutti quelli che stanno attorno proprio in base a questo meccanismo di polarità magnetica, no? Quindi c'è piccolo magnete che si sposta produce lo spostamento di tutti quelli che stanno intorno. Ma c'è anche l'inverso. Ogni volta che un magnete che sta attorno a lui riceve il movimento di un altro magnete che proviene da un'altra zona, quindi un altro influsso proveniente da un'altra zona degli stessi gruppi di magneti, porta un'informazione indietro che arriva fino al punto in cui era partito il primo movimento. Quindi capite che quando io muovo questa superficie con della limatura di ferro magnetica, quello che succede è che il movimento che io do si distribuisce, provoca un funzionamento a rete che si distribuisce nella posizione mutua di tutti questi piccoli
pezzetti di ferro calamitato, per queste micro calamite. Quindi il funzionamento a rete da che cosa è descritto? Il funzionamento e quindi il movimento che assumono questi piccoli magneti, il movimento che assumono questi piccoli magneti è regolato proprio dalle reti neurali, dal meccanismo delle reti neurali, dalla stessa matematica che fa funzionare il nostro cervello, che fa funzionare Google. E quindi, ma che cosa c'entrano questi dipoli, questo meccanismo a vetri di spin? Ovvero la teoria viene chiamata teoria dei vetri di spin, che descrive il funzionamento di un fluido. Immaginiamo che questa superficie magnetica è come se fosse una di piccoli dipoli, è come se fosse un fluido, di un fluido magnetico. Un fluido magnetico può essere inquadrato come una rete neurale, ovvero un fluido fatto da piccoli dipoli, un fluido che sia polare, ovvero che in cui ogni entità microscopica, quindi ogni cellula, se volete, di questo fluido, ogni atomo di questo fluido è un piccolo dipolo, ebbene il suo comportamento complessivo può essere descritto dalle stesse equazioni che descrivono il funzionamento della nostra mente. E qui arriva il collegamento. Il vuoto è un superfluido, ovvero un fluido particolare a bassissima viscosità, ma è un fluido. Ma se questo vuoto, come sembrano confermare molte le osservazioni, se il comportamento microscopico, se vogliete, submicroscopico di questo vuoto, di questa sostanza, fosse polare, ovvero fosse fatta da tanti piccoli dipoli, ovviamente la parte più piccola del vuoto, se volete, della grandezza più piccola possibile, che è la grandezza di Planck, quindi al di sotto della quale non si può andare. Ebbene, se quel ipotetico elemento, che è grande quanto la grandezza di Planck, si comportasse come un dipolo, ebbene, avremmo che il vuoto si comporta collettivamente come un vetro di spin e quindi come una rete neurale. Che significa? Che tutto quello che c'è nell'universo, ovvero il vuoto da cui parte tutto e da cui esce tutto, ogni atomo, ogni particella, ogni cosa che esce dal vuoto, è regolata dalle equazioni della rete neurale, ovvero è una struttura intelligente che immagazzina informazioni e apprende. E qui arriviamo al punto finale. Ma se il vuoto e quindi tutto quello che c'è intorno si comporta, il vuoto, quindi dove siamo immersi, e le singole particelle, tutte le equazioni di tutte le cose si comportano come una rete neurale, che cosa succede? Che interagiscono con noi. Cioè nessuna parte di questo universo è scollegata dalle altre. E la nostra mente, che si comporta esattamente come il vuoto, può comunicare con il vuoto? La risposta è sì. E non sto a spiegarvi il dettaglio, ma i collegamenti con cui sono fatti gli assoni e i dendriti, quindi i canali di collegamento dei nostri neuroni, utilizzano un meccanismo particolare che è lo stesso meccanismo di comunicazione che viene utilizzato dal vuoto, ovvero un meccanismo quantistico. Quindi la meccanica quantistica, che secondo la teoria dei quanti si muove in maniera caotica, in realtà potrebbe essere, e secondo questa teoria è, semplicemente il meccanismo di comunicazione degli elementi di vuoto, ovvero il meccanismo con cui il vuoto comunicano le entità di vuoto, le microparticelle della grandezza più piccola possibile di Planck comunicano tra loro. Quindi i fenomeni quantistici non sono altro che l'espressione, sembrano caotici perché sono complessi, sono fenomeni complessi e quindi sono descrivibili con meccanismi complessi, ma il loro comportamento è quello di una rete neurale. E quindi i fenomeni quantistici non sono altro che l'espressione del passaggio di informazioni in questa grande mente. Visto che i nostri collegamenti, i nostri neuroni utilizzano, non solo fanno passare le informazioni nel nostro cervello, ma ogni 25 millisecondi
si fermano, quindi hanno un tempo, un clock di ogni di 25 millisecondi. In quei 25 millisecondi, visto che funzionano in maniera quantistica, ricevono informazioni dal vuoto e sono in grado a loro volta di trasmettere segnali quantistici nel vuoto. Questa comunicazione tra il nostro cervello e il vuoto fa sì che tutto quello che noi pensiamo e tutto quello che soprattutto collettivamente facciamo influenza il vuoto. Ma questo produce automaticamente un risultato? No, ma produce un apprendimento, ovvero il vuoto è influenzato dai nostri pensieri e quindi la mente collettiva nostra influenza il vuoto facendogli apprendere delle cose che arrivano da noi, perché il vuoto non ha braccia, non ha occhi, non ha orecchie, siamo noi che possiamo interagire, noi siamo i sensi del vuoto, ma questi sensi non sono sensi come gli occhi che sono direttamente collegati al cervello, no, sono sensi che hanno un'interfaccia, che è il nostro cervello. Quindi noi siamo gli occhi, le orecchie del vuoto, ma trasferiamo queste informazioni attraverso la nostra elaborazione, il nostro cervello. E quindi, se volete, quello che potremmo chiamare Dio, che è la mente del vuoto, apprende attraverso il filtro della nostra mente. Quindi quello che pensiamo influenza il vuoto. Ma visto che tutti i fenomeni fisici provengono dal vuoto, e quindi dal vuoto possono emergere particelle, e quindi il vuoto poi governa all'interno delle leggi della quantistica, laddove le leggi della fisica governano il macrocosmo, la quantistica governa il microcosmo, ma la quantistica è il territorio del vuoto, il territorio in cui le informazioni del vuoto viaggiano. E quindi a questo punto questo territorio in cui le informazioni viaggiano è influenzato da noi. Noi influenziamo il comportamento del vuoto e quindi possiamo influenzare anche il comportamento fisico. Un insieme di fenomeni fisici che avvengono tutti contemporaneamente, se singolarmente non producono nulla, collettivamente possono produrre un fenomeno visibile anche macroscopicamente. E quindi tutto quello che noi chiamiamo il mondo del paranormale può avere in questo meccanismo, e quindi nella regolazione delle informazioni che circolano a livello quantistico, e quindi nella comunicazione tra la nostra mente e la mente del vuoto, che hanno lo stesso funzionamento dal punto, sebbene fisicamente e chimicamente non è lo stesso, ma il comportamento finale è quello di una rete neurale. Bene, questo dialogo sia da noi verso il vuoto, ma anche viceversa, dal vuoto verso di noi, quindi da queste egregore, se volete, di vuoto che accumulano informazioni e che lo trasferiscono alla nostra mente senza che noi ce ne rendiamo conto durante il periodo in cui la nostra mente non è cosciente, quindi principalmente durante la notte o durante quei momenti, quegli istanti, quei clock, ogni 25 millisecondi di comunicazione, anche quando siamo coscienti, se volete a livello inconscio, noi riceviamo informazioni dal vuoto, e quindi il nostro comportamento, in apparenza regolato solo da noi e solo dal contesto fisico che ci governa all'esterno, in realtà noi subiamo delle influenze anche dal vuoto circostante. Quindi c'è un continuo scambio tra il nostro cervello e il vuoto circostante. E qui direi che possiamo arrivare alla chiusura finale, ovvero la responsabilità collettiva e personale dell'avere un atteggiamento etico, ovvero di avere un atteggiamento che si basa su regole di rispetto collettivo che non guardano all'interesse del singolo, ma all'interesse collettivo. Quindi che non guardano all'interesse del singolo, ma all'empatia del singolo con quelli che gli sono vicini, guardando un po' delle azioni che compiamo un pochettino più dall'alto, se ciascuno di noi si pone un atteggiamento etico, questo atteggiamento etico diventa un meccanismo collettivo, non solo di funzionamento tra i vari cervelli che comunque hanno modo attraverso il vuoto di comunicare tra noi, ma regola anche il futuro. Perché
quello che noi, come noi ci comportiamo, viene, si trasferisce nel vuoto e si replica e continua a essere elaborato dal vuoto e a ritornare a noi come nuovo pensiero collettivo. Quindi la nostra responsabilità, la responsabilità individuale nell'avere un comportamento etico è fondamentale, ed ecco perché in momenti, tenete conto che il vuoto non ha una sua etica, il vuoto riceve informazioni da noi, siamo noi, se volete, una parte della mente di Dio, e noi come sensori della sua mente, come sensi della sua mente, come sensi che elaborano le informazioni e le trasferiscono a questa mente collettiva che è il vuoto, siamo responsabili di quello che avverrà nel futuro. Ed ecco perché dei piccoli gruppi di potere che interagiscono per fini personali e trasferiscono al vuoto un comportamento collettivo che spinge gli individui ad essere egoisti, a comportarsi in modo individuale, non collettivo, provoca necessariamente una serie di conseguenze reattive del vuoto che producono il caos e che producono nella storia l'avvicendarsi di eventi negativi. Ecco perché è fondamentale che dei piccoli gruppi di persone, o comunque, perché il numero è importante, quando più sono le persone coordinate, più il pensiero etico si trasferisce. È importante che un piccolo gruppo, o grandi gruppi soprattutto di persone, comincino a tenere sempre davanti l'atteggiamento etico, ovvero continuare ad operare seguendo le regole che vorremmo vedere nel mondo. Cioè dovremmo essere noi l'immagine di ciò che vogliamo vedere nel mondo. Se manteniamo tutti questo atteggiamento, ovvero ci chiediamo: ma io cosa vorrei? Quale sarebbe il futuro del mondo che vorrei? Come vorrei che le persone si comportassero con me? E partendo da me, e io come voglio, a questo punto io mi comporto come gli altri vogliono che gli altri si comportino con me. E quindi a questo punto, questa è l'etica, riuscire a chiedersi come vorrei che le persone interagissero con me. E io devo utilizzare esattamente quello che mi aspetterei dagli altri. Questa è una sintesi. Quindi se io faccio questo, non lo faccio solo per me, faccio in modo che i nostri figli e i figli dei nostri figli avranno un mondo migliore, in quanto la fisica ad oggi ci spiega, sebbene questa non è una teoria che abbia avuto conferme, ma ormai ne stanno uscendo tantissime, anche ultimamente Van Curen ha pubblicato proprio qualche mese fa una teoria che ribadisce lo stesso concetto, cioè che tutto l'universo, tutto il vuoto si comporta come una rete neurale. Bene, se il vuoto si comporta come una rete neurale, come se l'equazione che regola tutto è l'equazione dei neuroni, quindi l'equazione della mente, allora ciascuno di noi ha la responsabilità del futuro dell'umanità. E questo penso che di questi tempi sia un messaggio etico che ci proviene dalla fisica e che ci dice: facciamo attenzione a quello che facciamo e manteniamo una responsabilità personale nel nostro atteggiamento collettivo, nel nostro atteggiamento non solo nella vita individuale, ma nel nostro atteggiamento con gli altri. Questo è più o meno quello che volevo dirvi, è il messaggio principale che mi sento di dare dal mio punto di vista come certo, perché ho elementi sostanzialmente per dirvi che ormai è praticamente la fisica è concorde su questo. Quindi viviamo in un universo che si comporta come una mente. E quindi è necessario che noi educhiamo questa mente attraverso il nostro comportamento personale. La mente fa esperienza attraverso di noi, se volete Dio, se così vogliamo chiamarlo, non ha una sua etica, siamo noi la sua etica. Quindi l'etica che noi trasferiamo nella nostra vita è l'etica che avremo nel futuro. Siamo noi che oggi stiamo disegnando il futuro di domani. Finale.
Allora, abbiamo detto che ci sono dei gruppi di persone, ma per caratteristiche proprio dell'uomo. L'uomo cerca sempre di sopraffare gli altri e di vivere a spese degli altri. Questo è un atteggiamento che proviene dalla esaltazione della sua necessità di sopravvivenza. La sopravvivenza è legata al corpo. Se non avessimo un corpo, non avremmo necessità di sopravvivere. Sopravvivere vuol dire trovare risorse e togliere risorse dalla natura. Poi si comincia a togliere le risorse ad altri, poi si comincia ad accumulare risorse su risorse, le risorse diventano denaro, si comincia ad accumulare denaro, si comincia a sottrarre altre e si cerca di vivere a spese degli altri. Questi parassiti, perché tali sono, società, gruppi finanziari, che parassitano la società e che cercano di assorbire accumulare grandi ricchezze, che vuol dire generare grandissima povertà. Questi parassiti sociali stanno cambiando anche il comportamento individuale. Non facciamoci influenzare dal loro comportamento. Continuiamo ad avere noi un atteggiamento etico e stiamo pur certi che alla fine questo tipo di atteggiamento distruttivo che queste persone hanno, alla fine sarà automaticamente cancellato dalle loro stesse azioni. E probabilmente la loro arma che stanno utilizzando per cercare di governarci, le varie reti neurali che stanno spargendo senza avere concetto e senza avere criterio, e che stanno accumulando informazioni enormi e che stanno utilizzando queste informazioni per pilotare la finanza, eccetera, quello sarà un altro piano sul quale in futuro ci dovremo interrogare parecchio, perché queste reti neurali purtroppo sono fuori controllo. Su queste reti neurali non possiamo generare alcun tipo di controllo, perché la quantità di informazioni che governano e i tipi di esperienza che queste reti fanno sta diventando esponenziale. Il loro comportamento sta migliorando in maniera esponenziale, al momento facendoci in apparenza un gran bene, ma se queste reti neurali cominciano ad essere utilizzate male per armare, per esempio, per decidere il funzionamento automatico di strumenti di militari, di missili, eccetera, come sta accadendo ultimamente, ancora in piccolo, mi auguro ancora in piccolo, molte cose non le sappiamo, ma se queste reti neurali dovessero controllare la sicurezza del mondo, allora avremmo un problema serio. Anche perché queste reti neurali funzionano in maniera elettronica e queste reti neurali, essendo componenti elettronici, essendo basati su componenti elettronici, utilizzano anche dei meccanismi quantistici, che vuol dire che anche le reti neurali, a loro volta, trasferiscono e ricevono informazioni dal vuoto. Vabbè, ma questa è una cosa che in là da vedere. Cosa possiamo fare? Quello che vi ho detto, etica. Mantenete un comportamento etico. Direi che possiamo anche terminare qui e restituire la linea a voi. Vi ringrazio.